tu eri il ragazzo di 16-17 anni quell'anno in cui la Samb disputò il primo campionato d'eccellenza, sempre, ricordiamo, a seguito di un fallimento, perché la Samb è retrocessa due volte, dalla C2 alla C1, praticamente in situazioni, dalla C1 alla C2, praticamente in situazioni societarie abbastanza complesse, e una è stata quella dell'anno scorso. Quindi in entrambi i casi poi alla fine, con diverse vicissitudini, si è ripartiti dall'eccellenza. Tra quella Samb eccellenza di quell'anno, l'ambiente sambientese di quell'anno e quello di quest'anno, noti delle differenze? Vedo molto, molto entusiasmo. Adesso non ricordo bene la media degli spettatori che c'era a Riviera, sì, quell'anno un po' più bassa. Che era più bassa. Io vedo che quest'anno si è creato un entusiasmo, questo è merito della società, sì. merito magari anche della squadra, stiamo facendo bene. Anche se all'inizio abbiamo stentato un pochettino, poi dopo siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata, e merito della società, della squadra, che stiamo cercando insomma di riportare un po' ancora più entusiasmo a San Benedetto, insomma, una piazza che non merita assolutamente, non l'eccellenza, non merita il calcio dilettantistico in generale. Sì, e poi c'è da dire che allora nel 94, fino a 5 anni prima, la Samba era stata praticamente in Serie B, quasi per 20 anni consecutivi. Sì, ma poi quest'anno si viene da quattro campionati. Non veniva da fare. No, nel 93 sfiorò i playoff all'ultima giornata. Esatto. Nel 93, però stabio, mi sembra che per quindi sì, il tracollo dalla Serie C, che già era vista come un inferno, all'eccellenza, fu una cosa di devastante. Insomma, quest'anno la prima partita a Montegranaro, sì, c'erano 800.000 persone. Cioè, nessuno magari si aspettava dopo un'estate piena di delusioni, insomma, l'ennesimo fallimento, di trovare una curva piena in quella maniera. A Ivan D'Angelo, lui è sortito appunto con Mister Minuti, poi con Palladini. All'inizio non è giocato molto. Mister Palladini, dovendo scegliere due under, all'inizio sceglieva, come molti fanno, due terzini. Poi con delle buone prestazioni si è guadagnato la maglia titolare. Volevo chiedere il tuo rapporto con Palladini, come pian piano ti ha fatto crescere come giocatore tecnicamente, ma anche come persona. No, vabbè, il mister è una grande persona. Poi mi spiegava come si doveva comportare quando stavo in campo, perché io prima avevo un po' la testa matta. Prima? Poi mi ha fatto... Sei diventato un bravo ragazzo? Sì. Si vede? Poi mi ha aiutato a cambiare, diciamo, dai. Testa matta nel senso, nel campo di gioco eri... Sì, eri irregolare, non mantenevi la posizione. Andavo sempre in attacco, capito? Non rientravo più in difesa. Invece adesso aiuto anche il centrocampo. Questa è una cosa che molti si sono chiesti dopo alcune tue buone prestazioni. Come mai l'Ascoli ti abbia scartato l'anno scorso, non ti abbia confermato? Sì. Da parte di Tosi Rosso Blu c'è molta contentezza l'aver strappato un giocatore che quest'anno in qualche modo, insieme agli altri, ha fatto la differenza, soprattutto un under, non è facile. No, perché in Ascoli mi chiamò il direttore, mi disse che teneva solo 4-5-90, e quindi a me mi avevano scartato, mi volevano mandare a Latina, però non ci sono andato e mi hanno svincolato il cartellino, quindi io potevo andare dove volevo e sono venuto qua giù. Ma adesso tu giocavi nello stesso ruolo di quest'anno, sull'esterno, sì, oppure sì, anche sì. Seconda punta? Ha fatto anche la seconda punta, anche il 4-3-3 giocavo esterno. Dove ti trovi meglio è come quest'anno, una sorta sì, di sì. Quasi 4-4-2 sull'esterno. E invece a Pulcini volevo appunto chiedere da parte sua un giudizio su Palladini, come, perché c'è stato un momento anche difficile all'inizio del campionato, dopo la sconfitta con la Cingolana, conosciamo la Benedetto di San Benedetto, che c'era contestazione pesante. Può accadere in questi campionati, anche se la differenza tecnica che abbiamo visto è notevole, che le contestazioni influiscono molto sul rendimento, c'erano già 10 punti, se ci si staccava un altro poco magari... Sì, siamo partiti, diciamo, con l'handicap, forse eravamo tutti quanti noi, eravamo convinti di vincere facile. Poi nel calcio, ma in generale, di facile non c'è niente. E il mister ha iniziato la sua esperienza allenatore con molta umiltà, come sta facendo tuttora, perché anche oggi, insomma, che siamo 12 punti di vantaggio, il mister sta sempre lì sul pezzo, ci tiene, cerca di tenerci sempre tutti concentrati, perché
insomma, una persona che è di calcio, ha fatto 20, 20, 22 anni di professionismo, quindi non è l'ultimo arrivato, quindi sa benissimo, si è inserito subito nel gruppo da allenatore, perché lui fino a qualche settimana prima di essere il nostro allenatore era un nostro compagno di squadra, insomma era il capitano della squadra, quindi si è presentato bene subito come allenatore, ha saputo gestire, sa gestire il gruppo, perché ricordiamo che noi abbiamo una rosa abbastanza importante per la categoria, quindi sotto questo punto di vista penso il mister possiamo fare solo è riuscito, anche se era all'esordio, riusciti tutti insieme con la società, ripeto, società, allenatori, preparatore atletico, allenatore collaboratore del mister che è Chimenti, si è creata una bella armonia, una bella armonia, che siamo riusciti a tirarci fuori da una situazione che poteva essere, mi ricordo, tante persone davano il campionato finito a 5-6 giornate, a 5-6 giornate di secondo. C'erano già 10 punti. Diciamo, dobbiamo pensare alla prossima stagione, invece siamo stati bravi e a volte anche la fortuna gioca. Sì, magari azzeccare con le 2-3 prestazioni, esatto. Poi diciamo gli avversari, ma soprattutto magari l'Urbania, sì, ma l'Urbania era una sorpresa. Abbiamo dato continuità dei risultati, noi abbiamo perso poco, tolte le due prime, sì, due sconfitte con Piano San Lazzaro, sì, e Cingolana. C'è stata la vista che è stata casuale, poi vabbè, una sola partita in, sì, 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 in 25 partite, e poi c'è stata l'infortunio di mercoledì. Infatti ricordo qualche tua intervista, perché la cosa particolare della Sammetesi in eccellenza è che neanche il pareggio anche in trasferta viene visto, bisogna dire, spesso come quasi, non dico una vergogna, però siamo andati, quando i tifosi dicono siamo andati a pareggiare con la Castelfrettese, ma con l'Urbino, cioè quasi un'onta. Però tu, sì, esatto, tu dicevi abbiamo fatto un altro punto, abbiamo dato continuità, non ricordo se erano 4, 5 o 6 partite consecutive. Sì, erano 7, 8, anche non sta male, pareggiamo, esatto. 0-0, il 12esimo risultato delle consecutive. Però c'è pressione. Sicuramente per i tifosi, io capisco che per i tifosi può essere tra virgolette umiliante andare a Grotta al Mare a pareggiare la partita 0-0. Però il calcio è questo, non si può. Però per come era venuta il pareggio, l'espulsione di Ogliari dopo 5 minuti, cioè, non si poteva fare magari più di tanto. Magari quel punto di Grotta al Mare ti permetterà magari domenica, vincendo, di vincere il campionato. Sì, 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 certo, certo. Però bisogna anche ricordare questa condizione di quest'anno, anche l'anno prossimo in Serie D sarà uguale. Cioè la pressione di San Benedetto per l'eccellenza, ma anche per la Serie D e secondo me anche per la C2 sarà simile. Cioè, non dico che il pareggio in trasferta in C2 può scatenare delle polemiche, dipende poi dalla posizione in classifica, però non è come in C1 dove ci si può accontentare di un pareggio in trasferta nella mentalità del tifoso sammetese, quindi anche l'anno prossimo le condizioni saranno le stesse.